Ciao ragazze, oggi video dimostrando quanto sono cresciuti i miei capelli con quella vitamina che ho preso. Se trovo la foto della vitamina li metto qua, se no. E io metterò i video di quando ho cominciato a prendere lei. Per voi, metterò questo video per voi qua sotto. Chi vuole guardare, guarda, c'è lì sotto, c'è il nome della vitamina, c'è tutto. Io praticamente l'ho preso questa vitamina per la caduta dei capelli. Per la caduta, diciamo, non ha funzionato per la caduta dei miei capelli. Anche prendendo lei, hanno continuato a cadere, vedi che non ce l'ho più tanti. Sono caduti tanti capelli. Io quando sono andata alle terme praticamente si era fermato la caduta, adesso è un po' ritornato un'altra volta, nel senso non tanto forte, però non è che è andata via di tutto. Io le sto trattando qua in Brasile prima voglio finire tutte le vitamine che ce l'ho qua, che già avevo comprato, le altre cose per altri motivi, poi prenderò quella giusta per i capelli. E magari se una di queste che ho preso per fare, per testare è buona e funziona per la caduta, io gli dirò. E non sto facendo per adesso nessun trattamento come quello di olio di ricino, queste cose, o mangiando bene, non sto mangiando bene neanche, nel senso mangiando le cose che dovevo mangiare con l'uovo tutti i giorni, queste cose. E mi devo poliziare meglio, ma sai quei tempi che tu nella testa non sai cosa fare, fai delle. Io sono così, ragazzi, non sono una persona organizzata in questi sensi, sempre, no? Io a volte sono tantissimo organizzata, poi impazzisco e non faccio più niente. Mi stressato. Io adesso mi sto trattando la pelle, come potete vedere. Mi aveva apparito questo brufolo qua. L'ho curato. Da ieri mi sono apparite questi due qua, non lo so. Sia l'alimentazione, non so cos'è, mi sono parlare di brufoli, ma vabbè. Il video non è per questo, non è per parlare di brufoli o di cosa, come mi sto trattando di brufoli o cose del genere. Il video è per parlare della crescita dei capelli. Io nell'11, perché ho messo il video dopo, ma nell'11 di gennaio, si dice così, mi sono tagliata i capelli. Gli ho fatto vedere pure il video e mi sono tagliata la frangetta. Ho tagliato tutto quello che avanzava qua, quindi ho tagliato così qua la frangetta. In realtà penso io che la frangetta ho tagliato pure un po' più sopra, perché qua ho tagliato tutti i capelli, li ho tagliati qua. Poi ho preso la frangetta e ho tagliato un pochettino ancora più di qua. E quindi io questi giorni facendo una piatta, facendo le cose, ho visto una cosa che è incredibile. Che ragazzi, la mia frangetta è cresciuta in questo mezzo mese più o meno. È cresciuta 4 centimetri, un mezzo mese. Guarda qua. Questo qua praticamente è un po' di più. Di quanto lei era quando era in Italia. Perché vedi, io ho misurato quasi 4 dita, non sono 4 dita ancora, quasi 4 dita di dove li ho tagliati. E io ho già pensato cosa ho fatto di diverso. Niente, la unica cosa che ho fatto, non ho fatto nessuna cosa per fare crescere i capelli o niente. In quel giorno lì non stava facendo nessuna ricetta, niente. La unica cosa che ho fatto è stata diversa o non diversa, è stato prendere quella vitamina che ho preso 2 volte al giorno. E perché lì dici prendere una volta, ma ho preso due. E ragazzi, mi è cresciuto in mezzo 4 centimetri di capelli. Quindi quando ho visto questo ho pensato, dai, vado lì e di qua loro. Alle ragazze cosa è successo, cosa ho guadagnato con prendendo quelle vitamine e le dirò così perché non vuoi fare nessuna di quelle altre ricette casalinghe, niente, potete comprare una vitamina sempre guardando ragazze per
Perché qualcuno si è lamentato del shampoo di peperoncino dicendo che lì ha fatto venire allergie. Questa allergia qua non è stata di shampoo di peperoncino niente, perché io da quando è finito quello, sempre faccio pausa, non uso mai la stessa cosa, non li ho più usati, quindi in me non è venuta allergia, non è venuto niente. Io li ho messi, però ho messo pure il peperoncino puro per questa faglia qua, e che ne ho fatto la prova per un mese, che ha funzionato, ho le foto, tutto. E quindi, ragazze, dovete vedere se voi avete allergie o la pelle sensibile per quella cosa lì. Quindi, quando prendete le vitamine, guardate se c'è nella forma qualcosa, che avete allergie, queste cose. Io praticamente metto una cosa con la lana qua, rimangono piena di puntine qua, rimane tutto in carne viva, come si dice qua, no? Quindi a volte il problema è perché tu sei sensibile per quella cosa lì. Io neanche mi brucia qua. Io conosco persone che hanno detto che hanno usato e hanno detto che li bruciava tutto. Non il peperoncino, non con shampoo, il peperoncino puro. Io gli ho messo il peperoncino puro, non mi ha neanche bruciato. Quindi è così. Beh, il ragazzo mi sta chiamando via telefono, lo vado a rispondere. Sono venuto solo per raccontare questo a voi. Un bacino. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Un bacio. Ciao ciao.